Radio Lotto. Motivazioni della sentenza di Napoli indeboliscono o rafforzano le accuse della procura? Questa sentenza è da leggere come una sentenza politica? Che differenze ci sono tra le telefonate di Moggi e quelle di Facchetti? Vogliamo fare chiarezza su queste ormai famose sim svizzere? Perché la Juve nell'estate del 2006 scelse come difensore l'avvocato Zaccone per sua stessa ammissione non esperto di diritto sportivo? Senza l'ostinata difesa di Moggi, che ha pagato di tasca sua per acquisire le intercettazioni, la verità sarebbe venuta a galla lo stesso? Per quale motivo i tifosi bianconeri oggi dovrebbero dar fiducia a un signore, Andrea Agnelli, che nel 2006 non spese una parola a favore della Juve? Ora su Andrea, dice di stimare Moggi e Giraudo, ma poi non li invita all'inaugurazione del nuovo stadio. Peraltro, dopo la sentenza di Napoli, la Juve ha preso le distanze dal suo ex direttore generale. Solo incoerenza oppure solo una maledetta questione di soldi? Perché Calciopoli oggi ancora più di ieri può essere considerata una bufala? Alcune delle domande, perché poi di domande ne vengono in mente tante quando si vede, appunto, come ho avuto il piacere di fare pochi giorni fa nel paese di Gira la Ruota. Noi abbiamo il piacere e l'onore anche di presentare quest'opera che, insomma, deve essere costata, no, parecchia fatica, lo chiedo anzi a Stefano Grossi, che è regista e sceneggiatore, che saluto. Stefano, benvenuto. Saluti anche a te, saluti a tutti gli ascoltatori e gli spettatori. Quanto è costato? Sangue, sudore e lacrime, diceva Churchill, più o meno. Più o meno siamo lì. Qual è stata la difficoltà maggiore? Diciamo che innanzitutto è un film che ci ha messo quasi 2 anni complessivamente fra ideazione e realizzazione, diciamo packaging e distribuzione. Adesso molto faticosamente lo stiamo distribuendo, primariamente attraverso il web. Mm-hmm. Diciamo che è costato molta fatica, soprattutto, ma è stata una bella fatica in questo caso, per coinvolgere i personaggi, i giornalisti, i 5 giornalisti che per me erano fondamentali. Ho voluto loro e ho fatto di tutto per avere loro, cioè Mario Sconcerti, Oliviero Bea, Alvaro Moretti, Roberto Beccantini e Tony Vanascelli, perché li consideravo 5 punti di vista interessanti per raccontare in un modo a 360 gradi, quindi con un ampio ventaglio di pareri, una storia che è molto complessa da raccontare. Anzi, secondo me, se il film ha un valore, ha proprio quello di mi rivendo subito una cosa che mi ha detto ieri per telefono Oliviero Bea, che purtroppo non può essere presente per un impegno oggi. Mi ha detto che la cosa che gli è più piaciuta del film è che è un'opera aperta, cioè che apre, non chiude, non è a tesi, non è dogmatico, apre delle domande, apre degli interrogativi, e ce ne sono tantissimi, e probabilmente moltissimi ne rimarranno e probabilmente non verranno mai risolti. Quindi il lavoro principale all'inizio è stato quello di identificare chi doveva partecipare al film. Certo. Dopodiché il lavoro poi bello, creativo, è stato quello di dare una forma che fosse il più possibile
cinematografica al film, che non fosse un semplice reportage o un talking head, come si dice, cioè un gruppo di persone di teste parlanti che discutono, ma ci fosse proprio un andamento narrativo che aiutasse lo spettatore a sdipanare 6 anni, perché l'arco temporale sono 6 anni, da quella famosa estate del 2006, ma secondo noi poi il tutto comincia già nel 2002, quindi sono 10 anni in realtà, 10 anni di storia d'Italia raccontata attraverso il filtro di Calciopoli. Abbiamo scelto effettivamente, credo, la casa giusta, Stefano, per parlarne, perché hai citato praticamente buona parte dei nostri collaboratori, no, giornalistici, ed è sicuramente stata questa la sensazione, appunto quella che ricordavi di Bea, la stessa di chi probabilmente come me l'ha seguito questo argomento, perché se c'è una cosa difficile da comprendere in questo tema, cioè Calciopoli, è sicuramente stato quello di aprirsi a più verità, perché per ogni componente protagonista di questa vicenda c'è un lato oscuro, no? Perché tutti nascondono comunque un lato oscuro, e magari il tifoso invece più generalmente si è accontentato della sua prima lettura superficiale, magari delle intercettazioni telefoniche, e poi di quella che sembrava inevitabilmente la sentenza della giustizia sportiva, con tutte poi le sue paradossali posizioni, no? Perché poi c'è stato anche il secondo aspetto, il secondo filone di Calciopoli bis, che ha fatto ulteriormente arrabbiare e inacidire probabilmente anche, no, le persone, perché poi parliamo di calcio e parliamo di tifo, e ha sparigliato ulteriormente le carte, assolutamente. E poi la cosa bella per chi vedrà il film è che il treno va avanti, e noi magari ci fermiamo a ragionare, ma il treno è costretto ad andare avanti, il treno calcio in questo caso. E però noi prendiamoci questa ora di trasmissione per fermarci un po' e vedere davvero cosa è stata questa Calciopoli, il grande inganno di Calciopoli. L'altro lavoro faticoso, faticosissimo, perché come l'hanno fatto i giornalisti che noi conosciamo, questo è stato un lavoro davvero duro anche per Renato Lamonica, che è blogger, scrittore, autore anche di guide legate al calcio, molto al calcio internazionale, quindi Premier League, Liga Spagnola, Bundesliga, e oggi tra l'altro festeggia con noi il suo compleanno, Stefano, quindi noi abbiamo fatto sto regalo. Ti abbiamo fatto questo bel regalo, Renato. Sei contento? Buon pomeriggio e auguri. Sì, buonasera a tutti. Sono nella fase in cui le candeline costano più della torta, quindi non potrei stare molto allegro. Vabbè, ci sono i numeri per ovviare a questo. Però, a parte le battute, Renato, anche il tuo è stato un lavoro metodico, importante, come lo è stato per tutti coloro che hanno davvero lavorato su Calciopoli. Sì. Stefano vuole aggiungere una cosa. Voglio premettere una cosa che è importante introducendo Renato. Io sono molto contento di aver avuto l'idea di partire dai libri di Renato per fare il mio film, perché io in realtà sono partito esattamente da La Juve nel paese di Giro la Ruota, questo primo libro che Renato ha fatto sull'argomento, che poi ha, diciamo, sviscerato in un secondo libro che era Calciopoli, il grande inganno. Sono contento perché Renato è veramente stato il primo cronologicamente a cominciare a snebbiare un pochino questo porto delle nebbie che era la vicenda di Calciopoli, e l'ha fatto in assoluta libertà fin dall'inizio, appunto. Poi altri si sono lodevolmente accodati, ma io sono contento perché ho scelto proprio l'origine, la fonte in qualche modo del primo momento di dubbio, di ripensamento su qualcosa che sembrava, come dire, troppo perfetto e troppo chiaro per essere veramente convincente, per come era stato presentato, specialmente in quella maledettissima estate del 2006. Perché il paese di Gira la Ruota, Renato? Sì, perché il paese di Gira la Ruota è la metafora ovviamente di questo paese, di questo nostro paese sempre più ingovernabile e irrecuperabile, dove il potere, oltre a fare da sempre i suoi porci comodi, tenta anche di prenderci in buona parte per i fondelli. Ecco, grazie alla complicità di una buona parte dell'informazione, un'informazione che, se non vado errato, occupa il 61esimo posto nella classifica mondiale della libertà di stampa. Del resto, Vittor Hugo lo diceva, c'è gente che pagherebbe per vendersi, quindi questa è una grande verità. Assolutamente. Entrando poi appunto in questo contesto, in questo paese, Renato, quanto è stato difficile tenere proprio il filo di questa tematica? Perché questa è una tematica che ha avuto un grandissimo impatto sul pubblico, e anche ovviamente per gli addetti ai lavori è stato, no, uno shock per chi magari è rimasto sorpreso, però non tutti hanno avuto costanza nel seguire questa vicenda, e forse da questo punto di vista c'è una colpa, no? Se poi si è arrivati a quello che poi
però mi sembra inevitabile che potesse capitare, perché credo che sia, insomma, quasi pacifico che Calciopoli non poteva far altro che spaccare definitivamente le fazioni. Sì, sì, credo che ci sia stata così molta colpa da parte dell'informazione che ha, credo, spero in buona fede, ha alterato un po' tutta la vicenda con articoli facinorosi, faziosi e con una serie di cose che ovviamente non avevano forse il fine di cambiare un po' le carte in tavola. Quindi per questo alla fine Calciopoli è stato un grande inganno, una bomba a orologeria, un ordigno che è stato confezionato a uso e consumo del popolino, che infatti ha abboccato puntualmente all'amo. Io credo che ci fosse un intero sistema da abbattere, invece hanno voluto caricare tutti i mali del calcio italiano sulle spalle di Moggi e della Juve. Altrimenti dovremmo spiegare come possiamo spiegare la severità draconiana della giustizia sportiva ai tempi di Calciopoli, come possiamo spiegarla dopo decenni di regole del gioco violate nella totale indifferenza dei vigilantes, dopo decenni di illegalità diffuse rimaste più o meno impunite, vogliamo ricordare passaporti falsi, doping amministrativo, plusvalenze gonfiate, Rolex d'oro regalati ai direttori di gara, e chi più ne ha più ne metta. Quindi credo certo. Che questo sia, non sia spiegabile, e sia spiegabile soltanto con la malafede, ecco. Però attenzione, aggiungo Stefano, una cosa a cui io tengo molto: quando noi diciamo il grande inganno di Calciopoli, lì nel trailer che abbiamo mandato noi provocatoriamente finiamo con quella domanda di Renato, che è malignetto, lui si diverte a fare queste battute. L'abbiamo fatta, mi ricordo, a Tony Damascelli questa domanda: perché Calciopoli si può considerare una bufala? Quella era provocatoria, definire la bufala. Ovviamente nessuno di noi pensa sia stata una bufala, pensa però che sia stato un grande inganno, proprio nel senso che facendo finta di tagliare qualche testa, di spostare qualche equilibrio, si è fatto credere di avere modificato l'assetto, mentre l'assetto, a nostro parere, non è modificato quasi per nulla, e anzi, per certi aspetti, come sostengono autorevolmente praticamente tutti gli opinionisti che abbiamo coinvolto nel film, lo scenario è peggiore oggi di allora. Quindi in realtà il medico ha fatto più danno della malattia. Questo è il grande inganno dal nostro punto di vista. Voglio che sia chiaro questo, altrimenti uno pensa che si sono inventati questi. È una questione proprio di equilibrio, di messa in contesto di una situazione molto complessa, non si può renderla facile. Ecco. Chi apre il film, Stefano, tra i giornalisti? Apre il film Mario Sconcerti, e l'ho voluto appositamente, gliel'avevo anche annunciato quando sono andato a intervistarlo, proprio perché ero rimasto molto colpito, e l'ho messo infatti come primissima apertura del film, un estratto di un suo articolo uscito, se vi ricordate, all'indomani di quella tremendo Milan-Juventus dell'anno scorso, con il famoso gol non assegnato non mi ricordo, sì, Montari, esatto, che suscitò, appunto, risuscitò grandi polemiche, e Sconcerti il giorno dopo, il lunedì dopo, sul Corriere della Sera uscì con un articolo molto bello in cui parlava proprio del fatto che c'era di fatto una guerra di religione, che a me piaceva molto come metafora, che lo penso anch'io, per cui la Juve era in qualche modo non accettava di stare sempre a fare la parte, voleva giustizia e non voleva passare per essere sempre la cattiva della situazione, e però c'era anche il resto del paese che invece non poteva dimenticare tutto quanto era successo, cioè in qualche modo una polarità che non poteva essere risolta. A me piaceva molto questa cosa perché mi sembrava un'introduzione teorica perfetta alla difficoltà a cui andavamo incontro con il film. Cioè, attraverso l'intervista a Sconcerti, che infatti introduce con 3 minuti molto ficcanti il film, io ho pensato di porre il problema teorico. Possiamo ridurre Calciopoli a una guerra di religione? Possiamo ridurre il rapporto della Juventus e tutto ciò che rappresenta la Juventus nell'immaginario popolare e il resto del calcio italiano, e quindi il resto del paese, ha una guerra di religione? Secondo noi no, però intanto parliamone. Assolutamente, ne parliamo anche con Mario, che è dei nostri. Mario, sì? Buon pomeriggio, ben trovato. Insomma, oggi ne parliamo nel paese di Gira la Ruota. Hai partecipato, abbiamo in studio il regista Stefano Grossi, abbiamo appunto l'autore del libro da cui si è partiti, appunto Renato La Monica, e insomma vogliamo sapere anche la tua. Credo che ci sia però anche una clip in questo senso, prima di sentirti, ovviamente di sentire la tua opinione. Allora torniamo un attimo, sì, al film, perché ci... intanto buonasera signor Sconcerti.
Buonasera a tutti. Ascoltiamo e vediamo. Benvenuti a Gira la Ruota, un paese che esiste solo nella nostra fantasia malata. Gira la Ruota era una repubblica fondata sulla bustarella e sull'inciucio, dove non c'erano regole né certezze, ma strizzatine d'occhio e pacche sulle spalle. Tutto il contrario dell'Italia, che come è noto è un esempio di democrazia. Gira la Ruota è stato il paese dell'effimero e della finta allegria, dove si governava solo con l'autorizzazione della criminalità organizzata, dove tutto si improvvisava ma nulla succedeva mai per caso, dove l'informazione era pilotata, controllata, manipolata. Gli abitanti di Gira la Ruota pensavano di essere liberi ma non lo erano più da tempo. Un interruttore gli aveva spento le coscienze e avevano imparato a rassegnarsi, ad accettare l'ingiustizia legalizzata, la criminalità organizzata, l'immondizia nelle strade e nelle loro coscienze. Per fortuna gli italiani, felicissimi di vivere in una vera democrazia, sono molto diversi dagli abitanti di Gira la Ruota. L'inizio del film. Questo per dire, scusate se intervengo Stefano, ancora un attimo Mario. Al volo, che il film è... I titoli contano nei film e nei libri. Il film si intitola Nel paese di Gira la Ruota, sottotitolo Il grande inganno di Calciopoli, perché il film è su Gira la Ruota, cioè sul paese, sul sistema paese, di cui Calciopoli è un pezzo altamente significativo che serve a spiegare il funzionamento o malfunzionamento del sistema paese. Questo per me è fondamentale da capire, perché altrimenti si rischia appunto di ricadere nelle guerre di religione. E così rispondiamo già a Lorenzo al primo messaggio, dice: questa però potrebbe è la loro verità, non la verità. No, questa è una parte di un sistema, è la parte di un sistema. Ma la verità farei un altro mestiere. Mario Sconcerti, Mario. Qual è la domanda? Quanto hai trovato fedele appunto nel sistema Calciopoli? Tra l'altro ultimamente ne abbiamo anche riparlato, no? Degli ultimi aggiornamenti rispetto anche alla questione dello spionaggio, no? Certo. E tutto no, infatti ci sono tante cose da dire e Grossi lo sa perché ne abbiamo discusso molto. Io non sono d'accordo su una valanga di cose che ho ascoltato fino adesso, ma questo non significa che il film... Io non ho visto il film, mi è stato mandato ieri, lo vedrò volentieri, ma ci sono alcune premesse, anche se io trovo, e ho appena finito di scrivere un libro in cui definisco inutile lo scudetto dell'Inter, non bisogna dimenticare alcune cose. E che se anche l'Inter fosse stata colpevole, e secondo me lo è stata, due colpevoli non fanno un innocente. Cioè bisogna anche, se si vuole non ingannare nessuno, bisogna partire dal fatto che la Juventus è stata colpevole, l'Inter anche, probabilmente non nella stessa dimensione, ma non è un problema di punti in classifica, due colpevoli non fanno un innocente. Qui i veri ingannati sono quelli che erano ingannati dalla Juve e dall'Inter. Faccio un esempio: quando Facchetti, se in base alle dichiarazioni di la requisitoria di Palazzi, quella in cui alla fine lui chiede l'illecito, l'apertura di un illecito per l'Inter contro l'Inter, quando Palazzi fa sentire le registrazioni in cui Facchetti chiede che arbitro verrà e gli dice: guardi, a me quest'arbitro non mi piace perché con quest'arbitro abbiamo un pessimo score, cioè hanno quasi sempre perso il pareggiato, e l'arbitro gli dice: non si preoccupi perché vedrà che l'arbitro Bergamo gli dice che non preoccuparti perché vedrai che con quest'arbitro il tuo score migliorerà. L'avversario di quella domenica lì non era mica la Juve, era un poveretto che non sappiamo chi fosse, era una povera squadra che andava lì e andava a far aumentare lo score dell'Inter con quell'arbitro. Cioè le cose, come sempre, non vanno viste da una parte sola, non solo, ma ricordo. Io sono convintissimo che sia stato commesso un errore nell'assegnare uno scudetto all'Inter, perché uno scudetto è un premio. E l'Inter non meritava quel premio, ma sono anche convinto che sia stato corretto
corretta la punizione che ha avuto la Juve, che peraltro la Juve stessa ha concordato, ha patteggiato con il calcio. Questo non dobbiamo, è stata la Juve che ha cacciato Moggi e che ha cacciato Giraudo, è stata la Juve che ha patteggiato la propria retrocessione e la propria penalizzazione. E che il fatto che non sia cambiato niente, questo può far piacere dirlo, ma se io vi chiedo una persona che c'era prima e che c'è adesso, me la dovete essere in grado di dirmela. Una, basta una. Oh, intanto coinvolgiamo anche Renato, okay. La Monica, poi torniamo ovviamente anche da te Stefano. Renato, con Mario. Sì, hai. Io non sono d'accordo per nulla con Sconcerti, che saluto. Cioè, la storia è molto complessa, ovviamente non basta una trasmissione per riportare tutti i fatti. No, ma guardi che la mia teoria di base è: due colpevoli non fanno un innocente. No, su questo sono d'accordo, però volevo chiedere soltanto par condicio al momento di essere giudicati. Invece non è stata così, perché le telefonate di Facchetti erano state occultate da qualche mano lesta. Quindi, no, non è così, mi scusi. Come non è così? Quando c'è stato il processo sportivo non c'erano ancora. Non c'erano ancora perché erano state occultate da qualcuno. Non c'erano perché non erano state ascoltate, perché sono state ascoltate quando Moggi ha assunto persone specifiche per sbobinare 200.000. Ma se non era giusto, perché la Juve ha concordato la sua condanna? Perché non si è rivolta al TAR? Questo è un altro discorso, perché poi dobbiamo parlare anche del ruolo di Donenka. Ma non possiamo dire delle cose che non sono. No. Però, perché le telefonate di Facchetti non c'erano allora, ci sono state dopo. E per questo l'Inter non meritava lo scudetto. Non c'erano perché sono state occultate scientificamente. No, non sono state occultate, erano nel mazzo. Ma lei sta dicendo una cosa veramente Le ricordo Sconcerti il caso Telecom, che forse lei ha dimenticato, ma c'è ancora. No, io non ho dimenticato nessun caso Telecom, che era del 2006. Mi dice lei di che mese del 2006? No, io... Allora se l'ha dimenticato lei? No, io non ho dimenticato il caso Telecom. Le cito il caso Telecom perché le telefonate occultate di Facchetti fanno parte di quel filone. Perché giustizia sportiva... Vede che il problema è sempre questo. Voi ce l'avete con l'Inter a noi terzi non interessa. Ma a me è un problema tra l'Inter e la Juve. No. Ma assolutamente no. Chi ne faceva di più? Il resto, io vorrei capire chi è stato danneggiato da questo gioco. I veri danneggiati. I veri danneggiati. Allora, un attimo, perché anche Stefano voleva però... No, scusa, scusa se ti intervengo. Ma non è vero che c'erano, ma non sono state occultate, perché occultare telefonate è un reato. Ma se in un procedimento penale... Ma se le ritrovate Moggi dopo? Se le fate Moggi dire da Moggi? Dopo, perché erano state occultate prima. Ma occultate allora. Da chi? Non ci erano occultate da loro stessi. Io insisto, da loro stessi chi? Ma lei perché certo insiste, perché se non insiste loro stessi su chi? Questo gli cade tutto. No, ma da loro stessi chi? Cioè, loro stesse le telefonate. Perché 200.000 telefonate intercettate si nascondono da se stesse. Allora, un attimo solo. Tanto è vero che non sono state... Ma avete chiamato voi, non vi ho chiesto io perché... No, certo, no, perché... Allora mi devi far parlare. Aveva fatto parlare anche me, Sconcerti, però... Lei sta dicendo falsità. No, lei sta dicendo falsità, Sconcerti. Possiamo andare in qualunque tribunale lei vuole. Adesso non esageriamo. Ma ce la porto io, se vuole, la manda a quel paese, lei mi querela e andiamo al tribunale. Non è un problema. Abbiate pazienza. Lo faccia in un certo modo. Quello che vi sto dicendo, primo, in tutto quel campionato, in tutto quel calcio sporco, in quel paese senza informazione e senza libertà, la Juventus ha vinto 29 scudetti, nettamente più di tutti, quindi ci stava alla grande. Questo vi è sfuggito. Punto secondo, la falsità sta nel fatto che non si potevano fisicamente intercettare in 10 giorni 200.000 telefonate. Terzo, ripeto, ed è la cosa che inchioda e chiude questa discussione, due colpevoli, Juventus e Inter, colpevoli allo stesso modo,
non fanno un innocente, fanno due colpevoli. E questo è il pensiero di Mario che abbiamo fatto completare. Arrivederci. Non ho capito come siamo arrivati a questo tipo di dire. Ho detto quello che volevo sentire dire, ma sentire queste faziosità e perdonami Mario, però stavolta non ho capito la reazione rispetto a un punto di vista che ancora doveva essere tra l'altro sviluppato, perché abbiamo parlato del film con Stefano, della formazione, della nascita del film, dei contenuti stavamo appena accennando con Renato Lamonica, e non so perché sei entrato con la convinzione che si stesse già dando una verità assoluta o comunque di parte. Magari però la possibilità anche al regista Stefano Grossi di intervenire, così chiudiamo almeno il confronto, visto che comunque bene o male vi abbiamo ascoltato benissimo al telefono, ora siamo anche qui da studio, vuole intervenire Stefano? No, ma io dico semplicemente che in realtà intanto colgo l'occasione per scusarmi veramente, purtroppo non è dipeso dalla mia volontà come è facilmente immaginabile, per il fatto che il signor Sconcerti non abbia potuto vedere il film, perché appunto io stesso devo confessare sono andato a consegnarglielo ieri mattina, perché chi doveva consegnarlo non l'ha fatto, cosa che a me scoccia molto, lo dico subito così chiariamo il punto. Secondo me, vedendo il film, il signor Sconcerti, a cui non manca certamente capacità di giudizio e sguardo panoramico, non avrebbe potuto, come dire, arrivare a determinate conclusioni, perché esattamente il film non è un film a favore della Juve, non è un film contro l'Inter, è un film che cerca di mettere in contesto una serie di elementi. E come, riprendendo rapidamente, sinteticamente quello che ho detto prima, per noi il grande inganno, riprendendo quello che ho detto prima, è proprio che l'estate del 2006 è stata una grande occasione mancata, perché in realtà, analizzando a fondo la situazione deterioratissima e tuttora deteriorata, che se ne pensi, del calcio italiano di quel di allora, si poteva benissimo colpire tutti i casi di, chiamiamola eufemisticamente, slealtà sportiva, dentro i quali rientrano tranquillamente le telefonate di Moggi, e sfido chiunque a contestarla, legale, certo, questa cosa, ma si poteva colpire tutto il resto anche, cioè si poteva fare un lavoro a 360 gradi, che sarebbe stato sì quello un lavoro virtuoso e che avrebbe portato poi a una crescita reale del calcio italiano e in genere del sistema paese, sarebbe anche stato, con l'impatto mediatico che ha il calcio, sarebbe stato anche un buon esempio, secondo me, lo dico paradossalmente, per il paese, che invece vede nel calcio confermate tutte le cose peggiori che è costretta a vivere quotidianamente. Quindi è questo che noi poi alla fine sosteniamo nel film. Non vogliamo assolutamente dire che oddio ci hanno fatto del male noi juventini, perché è chiaro che io sono juventino, Renato è juventino, ma abbiamo cercato di fare un discorso a 360 gradi, ripeto. Oh, posso fare un intervento da terzo, sicuramente meno autorevole di tutti quelli che hanno partecipato e quindi io sono contento comunque di aver sentito il pensiero di Mario, di averlo visto nel film, così come gli altri che tra poco ascolteremo. A me la cosa che ha interessato di più, e questo lo chiedo sia a Stefano che a Renato, è scoprire l'origine, cioè l'humus che era praticamente sotterrato di tutta una serie di vicende, di rapporti interni ad ogni singola società, ma anche collegato tra le società all'interno di un sistema campionato che doveva esplodere. Sembrava davvero inevitabile che si arrivasse a questo punto, perché dentro si innescano le lotte intestine alla famiglia Juventus, dentro si innesta anche i rapporti intrecciati tra uomini che collegano la famiglia Agnelli all'Inter, e poi magari potremmo fare anche qualche nome nello specifico se vorrete, ma insomma è anche abbastanza leggibile il contesto politico, e quindi il governo, chi era a capo del governo, chi rappresentava il capo del governo. E nel 2005 c'è un fatto che Moggi denuncia come decisivo per le sue sorti, e cioè l'incontro a Palazzo Grazioli. Insomma, lo chiedo a Renato, poi ripartiamo anche con Stefano. E dietro a tutto questo il tifoso era convinto che fosse l'arbitro juventino anziché l'arbitro della grande contro la debole, ma il sistema politico, il sistema paese era proprio radicato
nei protagonisti e nei dirigenti del nostro calcio, ed era inevitabile. Anche perché le tre grandi famiglie di cui parla il film, perché poi il film alla fine parla di tre grandi famiglie che sono tutte a strisce, bianconere, rossonere e nerazzurre. Le tre grandi famiglie sono anche tre grandi famiglie economiche e politiche che spostano pesi economici e politici giganteschi, certo, e che usano il calcio esattamente, come dire, per un po' per sollazzo, un po' per promozione, un po' perché può sempre servire in qualche modo a tenere sotto controllo appunto il sistema paese. Io di questo sono assolutamente convinto e sfido chiunque a dimostrarmi il contrario. E ci tengo, Renato, a dire che sono mondi che vengono affrontati. Il vero esperto di esatto, questo, cioè, no, però voglio dire, perché poi il film l'avete comunque lavorato insieme, ne sei il regista, quindi Stefano hai detto la tua, però volevo prima di fermarci un attimo, Renato. Ogni singola situazione non viene messa contro l'altra, cioè è un viaggio all'interno di ogni mondo che abbiamo toccato, cioè quello juventino, quello interista. Assolutamente, volevo soltanto dire un'ultima cosa, Sconcerti, che io stimo tantissimo come intenditore di calcio, secondo me di Calciopoli ha capito molto molto poco, questo, poi chiudo l'argomento Sconcerti. Io volevo dire, in realtà la caccia all'uomo, che era principalmente una caccia all'uomo, agli uomini anzi, Giraudo e Moggi, è cominciata il 5 maggio del 2002. Vi ricordate il sorpasso della Juve ai danni dell'Inter? Tutti se lo ricordano. Una caccia nuova partita da Milano e proseguita a Torino. Attenzione, obiettivi diversi ma interessi comuni. Alla fine, se si va a guardare dentro, tutti hanno raggiunto il loro scopo. Segnatevi questa frase, tutti hanno raggiunto il loro scopo. Ci fermiamo un attimo, tra poco seguiremo altre fasi, altre clip del film, avremo altri amici, lo possiamo fare anche già adesso e poi ci rientriamo dopo una piccola pausa, perfetto, così poi abbiamo anche l'informazione del giornale radio e torniamo a discuterne. Come vedete l'argomento è facilmente infiammabile, però poi alla fine noi quello che vogliamo creare non appunto un focolaio, ma semplicemente la possibilità di farvi vedere tutti i punti di osservazione, perché ce ne sono, anzi tutti, forse sembra non ce l'avete, pazzesco, forse non ce l'avete fatta, assolutamente, non perché sono tantissime. Allora ci fermiamo, so appunto, che è difficile crederlo ma noi non vogliamo litigare. Questa clip ancora sul film Nel paese di gira la ruota, Il grande inganno di Calciopoli. È nota a tutti gli sportivi italiani l'inchiesta per doping contro la Juventus condotta nel 1998 dal PM di Torino Raffaele Guariniello, grande tifoso della Juve, come peraltro hanno sempre dichiarato ad essere i suoi due altri grandi accusatori storici, Marco Travaglio e Zdenek Zeman. Molto meno nota è la vicenda che vede coinvolto nel 2004 Ferruccio Mazzola, figlio di Valentino e fratello di Sandro, che scrive un libro intitolato Il terzo incomodo, in cui denuncia l'uso sistematico di pratiche dopanti nell'Inter di Elenio Herrera. Nel suo libro Mazzola racconta con dovizia di particolari i riti da spogliatoio del mago, attento a distribuire pasticche colorate insieme al tè a riserve e titolari, campioni e portatori d'acqua. Pillole miracolose che moltiplicavano le prestazioni atletiche dei giocatori nerazzurri, ma che secondo lui sarebbero state fatali per almeno tre giocatori simbolo di quella grande stagione. Armando Picchi, il capitano, morto a soli 36 anni di tumore alla colonna vertebrale, Carlo Tagnin, morto di osteosarcoma nel 2000, e Mauro Bicicli, morto nel 2001 per tumore al fegato. Nel novembre del 2008 il caso arriva davanti al giudice del Tribunale di Roma, Rosaria Ricciardi, che respinge la richiesta di danni avanzata dall'Inter, non riscontrando nel libro di Mazzola nulla di diffamatorio. L'Inter non presenta istanza di appello e il giudice le impone il pagamento delle spese processuali, circa 7.000 euro. Somma che per quasi un anno non viene liquidata. Così, nell'ottobre del 2009, il legale della Bradipo Libri, l'avvocato Alberto Foggia, intima alla società di Via Durini il pagamento delle spese entro il termine di 10 giorni, o in subordine il pignoramento dell'incasso di una partita dell'Inter a San Siro. Solo allora l'Inter si decide a pagare, per mettersi al riparo dallo scandalo del pignoramento. Domanda: chi conosce questa storia? E quanti ne hanno avuto notizia dai giornali o dai TG? Grossi, perché si è scelto questo ambito? Sì, attenzione. Per spiegare cosa? Attenzione, no, perché appunto qui di nuovo si rischia di fare la parte di quelli che ce l'hanno con l'Inter e fanno i rancorosi.
Non è così, in realtà questo pezzetto fa parte di un capitolo del film ben preciso, in cui si analizza quello che noi abbiamo chiamato appunto il sistema dei media, per cui alcune notizie vengono sparate a nove colonne e gli viene data una qualità e un eco spaventosa su tutti i media possibili, e altre invece che sono altrettanto interessanti, perché questa è una storia piuttosto interessante che io ho trovato appunto nei recessi della rete, contattando editori, editors, contattando anche a suo tempo il curatore del libro, non Ferruccio Mazzola, perché Ferruccio Mazzola purtroppo sta molto male anche in seguito a questa orribile storia. Dicevo, alcune notizie vengono raccontate, altre non vengono raccontate. È così che poi si crea anche la leggenda dell'onestà, per esempio, dell'essere integerrimi e giustificare così il fatto di meritare pienamente tutto ciò che invece i disonesti hanno usurpato. Questa storia non è neanche dell'epoca di Calciopoli, o meglio, secondo la nostra cronologia sì, perché secondo la nostra opinione Calciopoli comincia già nel 2002. Ma la storia del libro di Ferruccio Mazzola risale tra il 2004 e il 2005. E l'Inter è andata giù pesante appunto in questo tentativo di censura poi sostanzialmente di questo libro, che hanno perso proprio clamorosamente, perché il libro non è la causa l'ha vinta pienamente la Bradipo Libri. È semplicemente un modo, di nuovo, per raccontare che è facile far passare delle cose in un certo modo nascondendone altre. È proprio un tassello fondamentale del sistema dei media, appunto, che ha funzionato in un modo clamoroso nel caso di Calciopoli. Questa era una microstoria a confronto della macrostoria. Più difficile tirarle fuori tutte. Assolutamente, questo ma ce ne sarebbero molte altre che ne ho trovato, ovviamente, ma non ho potuto metterle tutte. Allora, sono arrivati dei messaggi, ovviamente ce ne sono alcuni che hanno preso di traverso l'argomento, altri che lo hanno preso, secondo me, in un modo giusto, cioè ponendo delle domande, a prescindere poi da come comprare il film, e poi magari ve lo chiederemo. Però certo. Prius, per esempio, vuole avere delle risposte su un certo tipo appunto di filone che riguarda anche la seconda fase di Calciopoli, se l'avete affrontato oppure no. Insomma, poi anche Renato Lamonica avrà la possibilità ovviamente di tornare a parlare ovviamente del vostro lavoro. Ci dobbiamo fermare un attimo, arriva anche l'informazione del giornale radio e poi torneremo a discutere e avremo altri amici per sintetizzare ancora il loro pensiero e la loro partecipazione, perché stiamo parlando di persone, giornalisti, che hanno partecipato appunto al film. Allora, torniamo in diretta, siamo con Stefano Grossi, regista e sceneggiatore di Nel paese di Gira la ruota, Il grande inganno di Calciopoli, e abbiamo però anche in collegamento telefonico con noi Renato Lamonica, che appunto è stato lo scrittore appunto della vicenda, che poi appunto è stata resa un film, che si può acquistare, come chiedeva un nostro amico, come e dove? Si può acquistare andando noi abbiamo, essendo una piccolissima produzione rigorosamente indipendente, anche perché come potete immaginare una cosa del genere non è facile da produrre e ha vita difficile per definizione, abbiamo una vita primariamente sul web, nel senso che per avere tutte le informazioni su come acquistare il film bisogna andare sul nostro blog. Credo che voi abbiate anche sì, un serpentone o qualcosa del genere, comunque, perché io su queste cose in genere poi dico sciocchezze, dovrebbe essere www.nelpaesedigiralaruota.wordpress.com. Esattamente. Se voi andate su quello troverete tutte le, chi è interessato naturalmente, troverete tutte le informazioni per poter acquistare il ordinarlo, e vi sarà recapitato proprio a casa, e nel costo ci sono comprese anche ovviamente le spese di spedizione. Bene. Se non altro, come diceva giustamente un vostro collega che prima me l'ha detto dalla regia, potete anche comprarlo e bruciarlo, ma poi però sì, è importante che lo prendiate, lo vediate, ma magari lo bruciate. Oh, quello è fondamentale. Poi magari avete anche il diritto di dire non è di mio gradimento, però insomma, come tutte le cose, prima si gusta tendenzialmente poi bisognerebbe prima vederle le cose. No, perché ho ricevuto un messaggio surreale di un tipo sul blog del Guerin Sportivo, dove è andato il trailer del film, sì, la settimana scorsa, che diceva:
Mi è stato detto che questo film è fatto molto male. Non capisco perché si buttano via i soldi per fare questo genere di film. Ora io vorrei sapere chi gliel'ha detto e magari forse era il caso che se lo vedesse da solo. Oh, io mi permetto di fare una battuta. Stefano e Renato, la Monica, ci sei, Renato? Sì, sono qua. Ma lo sai perché t'hanno scritto così? Perché c'era Alvaro Moretti, direttore di Lego. Alvaro, è quella la colpa. Certo. Ah, dopo la clip, però dopo ci sarà anche il direttore di Lego. Quindi volevo fare una battuta ad Alvaro in diretta, che so che la saprebbe cogliere, ma lo recuperiamo tra poco, perché adesso c'è un altro passaggio del film che vogliamo vedere e ascoltare. Importante. Sì, poi ve lo spieghiamo. Seguite. Quando nell'estate del 2006 esplode lo scandalo di Calciopoli, Enzo Biagi, uno dei pochi superstiti del giornalismo libero in Italia, mostra tutto il suo sbigottimento per la colossale importanza assegnata allo scandalo sportivo al cospetto di altri, ben più seri, che minano la credibilità del nostro paese. Primo fra tutti la Spy Story Telecom. Il sospetto, molto forte, è che si sia voluto individuare un cattivo, cioè Luciano Moggi, parole di Enzo Biagi, da dare in pasto al popolino per coprire uno scandalo di dimensioni ciclopiche. C'è un capo della security di Telecom dalla spiccata curiosità, Giuliano Tavaroli, ex funzionario Pirelli, figura molto influente, che acquisisce dossier e informazioni riservate su personaggi della politica, dell'economia, dello spettacolo e del calcio. Dirige il Tiger Team, una piccola agenzia spionistica finanziata dalla Telecom Italia, allora presieduta da Marco Tronchetti Provera. Tavaroli viene arrestato nel settembre del 2006 con l'accusa di spionaggio e corruzione, in un intreccio che coinvolge anche Marco Mancini, ex numero 2 del Sismi, l'investigatore privato Emanuele Cipriani, funzionari Telecom, tra i quali Adamo Bove, poliziotti, carabinieri e finanzieri. Cipriani racconta al Fatto Quotidiano che Marco Tronchetti Provera commissionava le indagini attraverso Tavaroli, il quale diligentemente fatturava le sue prestazioni alla Telecom e a Pirelli tramite la Polis Distinto, l'agenzia investigativa di Cipriani. Scrivi Tronchetti, leggi Moratti. E infatti il Tiger Team aveva precisi referenti nell'Inter, nelle persone di Giacinto Facchetti e Stefano Filucchi, ex dirigente della Polizia di Stato, ex portavoce del capo della Polizia Giovanni De Gennaro dal 2000 al 2003, dunque bei tempi del G8 e della Diaz. Moratti, nell'ottobre del 2006, ammette candidamente l'attività spionistica svolta dal Tiger Team a favore dell'Inter, quasi fosse una normale prassi d'azienda, in un interrogatorio con Francesco Saverio Borrelli. Tra i tanti personaggi spiati figurano Luciano Moggi, Paolo Bergamo e Bobo Vieri, che chiederà 21 milioni di euro di danni alla Telecom e all'Inter. E poi Ronaldo, Adrian Mutu, Vladimir Jugovic. Per Telecom Italia e per Tavaroli arriverà poi la stagione dei patteggiamenti. Lo 007, al netto di indulto e carcerazione preventiva, torna quasi subito in libertà, mentre l'azienda riesce a uscire dal processo nel febbraio 2010, sborsando insieme alla Pirelli 7 milioni d'euro. Nel novembre 2011 Marco Tronchetti Provera è indagato ancora dalla Procura di Milano per ricettazione e corruzione internazionale legati alle attività spionistiche del Tiger Team di Tavaroli, Cipriani e dello scomparso Adamo Bove. Attività finanziate con 26 milioni di euro attraverso una specifica voce del bilancio Telecom Italia chiamata Conto del Presidente. A questo giro sono stati richiesti risarcimenti danni per complessivi 80 milioni di euro a Telecom Italia, Pirelli e Inter. No, del film e non solo, anche di quello che vogliamo in questo momento sottolineare in compagnia appunto di Stefano, di Renato La Monica e di Alvaro Moretti, direttore di Lego. Alvaro, ci sei? Salve, sì, oh, ci sono. Ben trovato. Insomma, intanto ti saluta Stefano Grossi, appunto il regista di questo film a cui hai partecipato. E Renato La Monica, ci sei, Renato? Sì, certo, saluto Alvaro Moretti. Oh, Renato, do a te adesso magari l'opportunità di spiegare questa scelta, questa ricostruzione, perché come dicevo prima si entra in diversi mondi, questo è un mondo prettamente nero-azzurro, no? Perché comunque i protagonisti sono nero-azzurri fondamentalmente. Sì, però io non vorrei che passasse un messaggio errato, ecco, nel film, e io personalmente, non puntiamo il dito solo contro Moratti. Ce l'abbiamo soprattutto con il signor John Elkann, perché l'erede designato ha in un certo senso tradito la fiducia dello zio.
perché l'avvocato dello zio, perché l'avvocato sapeva distinguere, questo l'ha sempre fatto, tra la Juve, una passione senza fine di lucro, e gli affari. Invece John Elkann ha distrutto la storia gloriosa di un club per liberarsi di un paio di dirigenti scomodi. Questo è successo nel 2006, ricordiamolo, nella totale indifferenza di Andrea Agnelli, che probabilmente era troppo impegnato a giocare a golf. Ecco, questo bisogna dirlo a chiare lettere. Sì, c'è tra l'altro anche un'altra clip dedicata proprio al... Ho anticipato l'argomento, scusate. No, hai fatto bene, perché magari in questo momento stavamo andando in questa direzione, ma sarebbe stato appunto la clip successiva. Allora magari facciamo così, proprio per evitare qualsiasi tipo di equivoco, visto che insomma siamo stati anche abbastanza facili, forse anche per mia responsabilità, vi chiedo scusa all'equivoco. Andiamo ad ascoltare anche questo brano che è dedicato alla figura di Andrea Agnelli, che a me ha colpito moltissimo, perché alla luce di questo racconto io mi sono anche dato delle risposte successive, per esempio nel rapporto con Antonio Conte e questo nuovo, no? Questo nuovo